revoca della delega all'assessore Cossone e un nuovo ingresso all'interno della sua giunta. Perché questa decisione? Io ho dovuto prendere atto che non c'erano più le condizioni per cui un assessore che non si riconosceva più nel partito che l'aveva espressa all'inizio potesse rimanere dentro la giunta. L'ho fatto maturando la scelta di un assessore nuovo, che per me poi nuovo non è nel rapporto, direi, di tutti i giorni, perché Silvia Marroni è stata da 2 anni coordinatrice cittadina dell'Italia dei Valori, ha condiviso sempre più e ha partecipato sempre di più alle cose tante strategiche o più piccole, diciamo, che stiamo facendo. Quindi io, sulla base di questa condivisione, anche di un sentimento vero di fiducia, che peraltro avevo anche per Cossone, perché non c'è stato nulla di personale, c'è stata una vicenda politica che ha toccato più che altro quel partito, sulla base di questo rapporto di fiducia ho creduto giusto fare questo passo. È un investimento per il futuro, perché lei inizia ora a fare questa esperienza, spero possa durare anche in seguito. Come prima cosa vorrei raccontare un'altra Italia dei Valori, no? Un'Italia dei Valori che non è divisa, e mi auguro appunto di poter continuare con questa sensazione di avere sempre davanti quella che è una grande passione politica e poi la crescita di un modo diverso di fare politica. Questo è quello che poi la maggior parte di noi, e che ha sofferto anche certe dichiarazioni, certe affermazioni, e non abbiamo risposto, proprio perché poi si finisce per spostare l'attenzione su quello che non è politica, perché secondo me non è politica, ma forse è più un personalismo.